there is no one left to tell it, its meaning will be lost. Why now, you ask, when all lies shattered around us? Yes, you are right. But we are at the end of times, and when something ends, something else begins. So my story might yet live on in this world. They gave me different names. They called me the hero, the one who sacrificed everything to save the people and the land. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video speciale, un video che non era previsto, ma desidero ringraziare Luca L, questo è il suo nickname, che mi ha commentato sotto il video di 2 anni fa di Tower of Time e mi ha avvertito che il gioco è stato tradotto in italiano. E pensate che 2 anni fa, il 31 dicembre mi pare, insomma il giorno penso fosse quello, io avevo proprio messo nel titolo del video: e se lo traducessero? O almeno una cosa del genere, perché il gioco era davvero interessante ed è stato tradotto oggi, ma scritto, guarda, è stato tradotto in italiano. Questo anche a testimoniare che bellissima squadra di scout siete tutti voi che mi date una mano. Ora, il gioco è stato tradotto, quindi era un bellissimo gioco in cui esploravamo questa torre cercando di salvare la terra. Insomma, abbiamo tutto ora fruibile in italiano completamente. Avete visto, ho voluto iniziare questo video con il video iniziale con i sottotitoli. Abbiamo queste modalità che possiamo andare a sbloccare una volta che avremo battuto il boss, un boss qua dice il primo piano. Abbiamo la difficoltà, quindi dalla modalità storia, che è la più semplice, la normale, la difficile, la epica. Normale, direi che disabilita il tutorial non lo facciamo, perché si comincia, ovviamente questo lo avete già visto, quindi se vi va di andare a vedere quello che io avevo fatto nell'altro video. Our land is dying, and we are dying. Si comincia, anche i tips, anche i commenti, gli aiuti sono tradotti in italiano. L'intera mattinata passò senza il minimo segno di un coniglio. Era raro che la caccia andasse così male nei boschi che circondano il tuo villaggio. Sembrava come se qualcosa di naturale indugiasse nell'aria. Sì, avevamo scoperto, mi ricordo, qualcosa di strano, insomma, nell'avventura. E avventura che aveva tra l'altro anche un modo di combattere molto molto particolare, perché si poteva andare a rallentare il tempo, insomma. Quindi sembra essere... sembrava già ai tempi essere un bel gioco, forse con alcune scelte stilistiche un po' magari impopolari, però il movimento è quello di un hack and slash. Abbiamo poi, adesso non si può vedere niente, però c'erano gli equipaggiamenti. Mentre ti avvicina la statua, i suoi occhi guizzano di vita e inizia a parlare. Benvenuto nel santuario del primo magus, per favore dichiara le tue intenzioni. Voglio solo dare un'occhiata, siamo un bambino. Il primo magus ti attende, ambasciatore Chunstable, rappresentante del re sotto la montagna. Chi? No, aspetta un secondo, sono un ragazzo del villaggio, stavo dando un'occhiata. I guardiani del santuario sono stati avvisati, ti scorteranno, per favore non allarmare. Credo che mi limiterò a tornare dove sono venuto. Per favore, resta dove sei, non allarmarti. I guardiani del santuario ti accompagneranno, va bene. Attendi in modo apprensivo per un momento, ma non accade nulla. Quindi ovviamente noi cosa facciamo? Non torniamo indietro dai nostri... ma andiamo avanti. Qua, se non ricordo male, poi si chiudeva la parte iniziale. Sotto di te giace un grande trono e vestito di immensi cristalli luminescenti, tradotto tra l'altro anche molto bene. Mentre scruti oltre il bordo e concentri la tua attenzione su uno di quei cristalli blu più grandi, una fievole voce ti richiama. La voce: il tuo destino ti attende, vieni da me, il momento è prossimo. Saltiamo. Sì, insomma, vi sto in fondo facendo vedere quanto già visto nei 2 anni fa, né più né meno, ma appunto ho molto interesse che voi sappiate che il gioco ora è completamente fruibile, dato che ci sono tanti di voi che spesso si lamentano del fatto che non sono tanti giochi non sono in italiano. Ne approfitto anche per dire che ho in serbo già una serie di video, ne forse una dozzina già pronti, quindi di cui alcuni giochi tratterò un paio di episodi. Non ci sarà almeno per il momento più la tripla,
quindi come abbiamo fatto con il gioco del topo. Ma un doppio approfondimento. Sì, ci sarà anche il terzo episodio di Space Haven. Guarda, un ragazzo si avvicina. Un altro umano dopo tutto questo tempo. Un semplice bambino. Non ha le capacità per sopravvivere. Eppure è arrivato fin qui. Forse è pronto. Pronto per cosa? Tutto questo prematuro. Ora lo sento. Sei in grado, ragazzo? Conosci la magia? No, sono un cacciatore. Cacciatore di cosa? Ne ho abbastanza, lascialo stare, non capisce, non presenta una minaccia, non rappresenta una minaccia, almeno non ancora. Sì, fatelo passare, fateli vedere di persona. Vai avanti e accogli il tuo destino. Metto la grafica, quella è rimasta di un paio d'anni fa, ma insomma. Qua abbiamo la mappa, che abbiamo già visto. Figo, volevo far arrivare almeno al menu, insomma, da vedere. Qua sopra ci sono degli elementi che possediamo. Onestamente non mi ricordo molto, ricordo solo che mi aveva colpito perché era un bel gioco. Che poteva essere, insomma. Il gioco adesso io non so esattamente. Dovrebbe. Allora, pesa sui 5 giga circa. Costa allora adesso vabbè è scontato fino al 27 di gennaio a 8 euro quindi è un affarone se no di base costa sui 20-21 euro va bene io vi salto adesso la storia e salto se posso anche tutti i video insomma. Non si sa che cosa sia successo, ma lui adesso scappa e poi dovrebbe cominciare la nostra vera avventura. The beginning, l'inizio. C'è anche il salvataggio. Scendendo le scale, ho raggiunto davanti un trono di cristallo. Va bene, saltiamo tutto. E dovremmo poter andare qui, dove noi ci torniamo, adesso mi ricordo, con tutte queste persone. Saltiamo, siamo diventati grandi, se non ricordo male. Non so dirvi però quanto il gioco possa durare, perché ovviamente adesso dovrò giocarmelo, vediamo se potrà prendermi. È difficile che noi italiani veniamo, diciamo, accontentati da questo aspetto, però ecco, qualora dovesse succedere anche per altri giochi, vedrò di fare il possibile per avvertirvi tempestivamente, perché per tanti di voi potrebbe essere una bella notizia. Un po' come quando mi è arrivata la traduzione di Divinity Original Sin 2, è stata veramente una festa, come fosse stato Natale. Quindi io aspetto quella di Disco Elysium, a dire la verità, anche se la vedo molto, molto dura. Ok, preparati alla battaglia. Ecco qua, abbiamo Guerriero risorto, Arciere risorto e l'Adepto risorto. Combatti! Abbiamo il nostro gruppo, questa era la battaglia, infatti dove... Noi possiamo andare a metterci in modo tattico. Noi ci mettiamo avanti con lui e l'altra dietro. Posiziona le tue unità, muovi Kane verso una posizione tale da poter intercettare i nemici. Lascia che i nemici si avvicinino a te, non correre, attendi e osserva. I tuoi riflessi non hanno importanza in Tower of Time, a differenza delle tue abilità tattiche. Perfetto. I tuoi campioni generano minaccia quando infliggono danni e si laggano in pratica. Modalità tattica, barra spaziatrice, linee rosse. Ok. Ci sono due posizioni di combattimento. Mantieni in posizione, muovi attacca. Perfetto. Alcune abilità richiedono un secondo click per confermare l'utilizzo. Va bene, andiamo avanti. Tu, vieni qui. Devi attirare, tu. No, 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 no. Mannaggia, tu attacca. Genera aggro. Così che... Ok, andiamo avanti. Stop, tu. No, non tu, tu, vai lì, tu scappa, fuggi, fuggi, sciocca. O sciocco. Tra l'altro non sto neanche usando l'abilità, però direi che dovremmo. Ah, ok, questa è la modalità tattica, muro di pietra. Muro di pietra. Sì, mi era piaciuto per quello, perché appunto c'erano tutte queste cose di... Beh, attaccate tutti e due lui. Lei che abilità ha? Freccia. Eh sì, figo, figo, figo. Che poi tecnicamente... Mannaggia! Allora, tu vai addosso. Tu vai indietro. No, non tu, 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 tu vai indietro.
Tu, se puoi, genera, e no, non può. Si slancia verso il bersaglio. Via. E andiamo abbastanza rapidamente. Togliamo la modalità così. Devi attaccare quello là, eh. Onda di frecce. E l'ha fatto fortunatamente sull'altro. Mannaggia, non finiscono mai come i rotoloni. Allora, aspetta, curati. Per l'amor di Dio. Curati. Mannaggia. Vabbè, forse ce la facciamo lo stesso. No, non ce la facciamo. L'abbiamo giocata proprio male. Proprio male, male, male. No, ce l'abbiamo fatta. Vittoria, abbiamo ritrovato delle cose. Perfetto. Se non avessi visto con i miei occhi, va bene. Perfetto. Equipaggia un oggetto. Allora, praticamente col tasto I si accede all'inventario. Hanno tradotto anche tutta la parte tutorial, quindi anche all'interno qua. Ok, bello, figo. Albero delle abilità. Qua ovviamente sono immagini, non sono tradotte, ma è molto figo perché l'albero di abilità ora è chiaro e ci mostra tutti i vari potenziamenti delle persone. Ed è questo che mi aveva anche intrigato, tra l'altro, quindi tutta l'evoluzione vista qui, approfondita, quest'albero qui, l'allineamento, atteggiamento di ciascun campione nei confronti di se stesso, della missione principale, verso gli altri, quindi diventa anche qui molto molto interessante. E poi, vabbè, tutta la parte dell'inventario con la possibilità qui di andare scusate, a equipaggiare le varie armi che troviamo in giro. Quindi insomma, questo era Tower of Time. Spero di avervi fatto cosa gradita, ad avervi avvertito su questa traduzione che è appena arrivata fresca fresca. Hanno anche aggiunto una patch insieme a questa traduzione, quindi io spero, qualora il gioco dovesse evolversi con altri contenuti, verranno tradotti anche quelli. Se ho dimenticato di dire, perché magari lo ha tradotto qualche utente, qualche gruppo di traduzione, vi prego di farmi sapere qua sotto. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.